Quindi la custodia in carcere per questo promotore, poi ci sono altri due organizzatori, promotori organizzatori, insomma, nei cui confronti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Si tratta di un'avvocatessa che era consulente legale delle società fallite e anche la consulente del sodalizio criminoso. E infine un sedicente promotore finanziario, sedicente perché appunto non era chiaramente iscritto all'albo e quindi insomma, la sua attività non era diciamo, all'interno del circuito legale. E poi le tre misure interdittive sono state applicate ai partecipi, a quelli che sono stati qualificati come partecipi del sodalizio criminale, partecipi perché sostanzialmente erano i prestanomi di queste società che, come più volte insomma, capita nelle indagini per criminalità economica, no? Sapete che vengono ormai la criminalità economica è sempre più sofisticata, sempre più sempre più abile e vengono create viene creata una molteplicità di società ad hoc in continuità aziendale con quelle che poi mano a mano no, vengono dichiarate fallite e in estrema sintesi, in modo molto, molto, molto schematico. È chiaro che la società che è destinata al fallimento vengono caricati i costi, mentre i profitti e i guadagni vanno riversati, vengono dirottati verso le altre società.